Vila Grande è il comune di 3.600 abitanti della provincia Ogliastra. Il suo nome è la traduzione in lingua italiana del toponimo sardo Bidamanna, derivato dal latino Villa Magna, ossia villaggio grande, mentre Strisaili ricalca il sardo Tresailes, tre ovili. La prima citazione sulle origini di Vila Grande e Strisaili ne colloca la nascita dovuta al trasferimento degli abitanti dai villaggi che sorgevano un tempo nell'attuale zona di Piraonni e Murulongu, probabilmente l'antico Strisaili. I villagrandesi, forse per sfuggire alle scorrerie dei barbaricini, si rifugiarono in una zona più lontana, dando origine in primis a Villanova. Successivamente, sempre a causa delle scorrerie dei paesi dell'interno, molti abitanti abbandonarono anche Villanova e scelsero di stabilirsi in un luogo più riparato dalle eruzioni e dai venti, lasciando il resto dei compaesani a baluardo contro i barbaricini. Abbiamo scoperto che Vila Grande aveva una storia, prima di tutto, che Vila Grande aveva delle notizie molto importanti sotto vari aspetti, non solamente sotto l'aspetto, diciamo così, etnografico, demografico, sotto l'aspetto, ma anche sotto l'aspetto della questione del lavoro, perché intanto a Vila Grande era cominciata la riscossa, diciamo così, del settore non agricolo. Infatti tra il 1920 e il 1926, nel 1930 più o meno erano cominciati i lavori del Flumendosa, quindi, a proposito di questo c'è un particolare così che bisognerebbe citare: quelli che lavoravano per la costruzione della diga di Vomugeris, per la costruzione della condotta forzata eccetera, erano chiamati a Vila Grande bacinesos, ed era un po' lo si diceva un po' in tono scherzoso, ma anche in tono così di presa in giro, perché appunto Vila Grande era radicata sempre sulla questione dell'agricoltura, quindi uno che cambiava lavoro veniva considerato un qualcosa di poco interessante. Il paesino, ricco di storia, possiede un grande primato, quello certificato della longevità. A Vila Grande Strisaili c'è una delle 5 Blue Zone del pianeta, ora attestata anche dal World Guinness Record, che ha decretato il paese come il centro con la più alta percentuale di centenari maschi pro capite. Ma non c'è dato miana a morire il trigo, sarcio, e c'è dato miana a girare su giù e ma faccio cose lavorando. Sì, sì, sì. E se non mi danno da mangiare. Mi sembra giusto. Al comune ogliastrino è stato certificato il primato, confermato senza ombra di dubbio dalla vitalità dei suoi anziani. Molti di loro, ultra ottantenni, hanno mantenuto un'occupazione quotidiana. Sono possibili di andare per volte in campagna. Stiamo abbandonando anche quello. Quando non c'è mio figlio vengo io a servire qualche cliente. Lo fa per necessità o perché le piace? No, anche per una cosa e per l'altra. Adesso, quando a questa età, cosa volete? Uno si deve stoppare pure di lavorare. Dopo anni di studi da parte di molte università sarde e straniere è arrivata la conferma: la genetica non ha il ruolo primario per determinare la longevità, spesso incoraggiata dalle abitudini di vita. Gli scienziati qui invertono una tendenza. Allora, le facteurs de longévité les plus importants à Vila Grande sont certainement, je vais dire, trois. I fattori comuni della longevità a Vila Grande sono essenzialmente tre: sono il fattore genetico, il fattore comportamentale, cioè quello che comprende l'attività fisica, la nutrizione, eccetera, e anche il supporto sociale, cioè il fatto che esista una comunità che sostiene le persone anziane, che li aiuta a vivere meglio.
Sì, certamente c'è la longevità eccezionale a Villa Grande, però esiste anche una zona più vasta, che è la zona blu, che presenta le stesse caratteristiche. Lo scopo della nostra ricerca è quello di fare dei confronti con altre popolazioni longeve del mondo per capire quali sono le differenze oppure le similitudini. Se è vero quindi che i geni non hanno nessuna o poche responsabilità in questo prestigio di vita, allora è certo che nelle abitudini quotidiane, nel familismo, nel cibo e nello stile di vita dei villagrandesi deve essere racchiusa la chiave della porta verso l'anzianità energica dei suoi uomini e delle sue donne. L'economia del paese è sempre stata a carattere prettamente pastorale. Dagli allevamenti, Villa Grande è partita evolvendosi oggi nel campo delle mini imprese alimentari, i caseifici, i salumifici e spaziando poi nel terziario con la riforestazione e il settore dello sfruttamento delle centrali idroelettriche del bacino del fiume Mendoza. Oggi questo centro urbano, con la confidenza ai record, sta raggiungendo grandi risultati anche nel campo della produzione della mela, con metodi di agricoltura biologica che fanno invidia all'Alta Italia. La voce grossa però di certo Villa Grande la fa nel settore alimentare, nella panificazione, dai dolci alla pasta fresca. Le virtù dell'artigianato culinario dei villagrandesi sono un forte richiamo per l'economia turistica. Questo laboratorio l'abbiamo aperto 10 anni fa, 10 a febbraio. E sì, noi qua mettiamo diverso il basilico, l'aglio come anche in altri paesi, e qua è una tipologia il basilico, poi tipi di formaggio, caprino, pecorino. Ci sono dei ragazzi che tornano spesso perché appunto sono molto legati alle tradizioni, alla loro terra, siamo un po' come tutti i sardi anche noi, che comunque... Cioè, sono legati alle tradizioni e tornano volentieri. Io adesso sto per preparare i gassulis, che è un piatto tipico della Villa Grandese. Gli ingredienti quali sono? Gli ingredienti sono le patate, il formaggio, il pecorino stagionato e un po' anche fresco ne mettiamo noi, sì. Poi mettiamo questo che si chiama suvishu. E questo viene conservato nella salamoia e quindi lo usiamo per fare questi gassulis. E mettiamo un po' di formaggio fresco, un po' di formaggio. Grazie. Poi mettiamo un po' di questo sempre grattugiato. Poi mettiamo un po' di farina. Semola, noi le facciamo proprio naturali, non mettiamo altro. Questi noi li usiamo qui al ristorante ogni giorno come antipasto e la gente proprio li preferisce. Anni fa, fino a 3 anni fa si lavorava benissimo, anche forse perché c'era più soldi in giro. I soldi valevano qualcosa, adesso il potere d'acquisto, senz'altro lo sapete anche quanto me, è calato. La gente cerca di risparmiare, ma credo che faccia fatica a risparmiare qualcosa. Se deve togliere qualcosa, magari toglie proprio queste cose dalle spese quotidiane. Io ho fatto 10 anni fuori, ho visto mezzo mondo. Per lavoro, non mi sono mai fermato, ho sempre lavorato. Siamo tornati qui perché ci piace stare qui, perché anche io credo che Villa Grande prima o poi cambierà. Io cerco anche di immaginarmi Villa Grande collegata col mare. Siamo vicini al mare. Quello che ci impedisce forse di lavorare un po' meglio è anche la viabilità, perché se noi riusciamo a offrire ai turisti un Villa Grande che arriva al mare, chi viene qua a Villa Grande arriva al mare in 10 minuti, un quarto d'ora, sarebbe una cosa spettacolare, venire qui la sera a dormire al fresco e la mattina alzarsi e arrivare al mare in 10 minuti,
uno spettacolo, no? Abbiamo un po' di tutto. L'economia di Villagrande è agropastorale, però abbiamo anche altre attività artigiane. Abbiamo il pistucco, abbiamo le quaglie, abbiamo il prosciutto, abbiamo poi, non so, forse sto dimenticando qualcuno, c'è il bosco è bello. Ho iniziato 35 anni fa quasi e con il signor De Murta, da De Murta d'Alfredo. Ho lavorato lì da ragazzino piccolo ho preso questo lavoro sempre con una particolarità dove sento che c'è una vocazione, mi piace troppo. Possiamo approfittare ora, stiamo vedendo su certi prodotti, tipo il pistocco, no? Sulle DECO, denominazioni comunali, no? Dove ti puoi fregiare di questo marchio perché abbiamo avuto una storia eccezionale, no? La longevità, capito? Quindi penso che si debba lavorare tanto su questo, no? Già sei buono, è inutile che lo sappiamo solo noi. Deve uscire nel mercato insieme ad altri prodotti. Solo il pistocco non potrebbe andare da nessuna parte. Villagrande è un paese che non fa grandi investimenti. Secondo me è un paese tutto sommato dove il termometro che vedo del paese è che è molto stabile. Però ci sono delle attività che da parte dei giovani potrebbero essere intraprese nel migliore dei modi, e legandosi molto a quello che è tipico, a quella che sono i prodotti altamente, come dire, a valore aggiunto, che possono essere messi sul mercato con grande valore aggiunto. Io credo che una delle cose che mi rimprovero dei 5 anni passati è un pacchetto Villagrande, vendere Villagrande all'esterno, cioè avere la possibilità di vendere non solo l'albergo, i posti letto, il weekend a Villagrande, la settimana, ma vendere il pacchetto completo anche per quanto riguarda quello che è l'agroalimentare, lo stare a Villagrande e il far portare via a chi viene a Villagrande anche dei prodotti villagrandesi. Villagrande Strisaili ha la sua forza anche nella sua storia tragica che l'ha colpita nel dicembre del 2004. Le strade, le case e le persone invase dall'alluvione d'acqua e terra che tolse la vita a una bimba, Francesca, e alla sua nonna che era con lei. Un episodio indelebile nella vita di ogni cittadino e di chi ha vissuto questa terribile vicenda. L'ondata di piena è arrivata intorno alle 5:30-6, per cui io ero lassù con la macchina e praticamente abbiamo dovuto fare retromarcia perché arrivava l'acqua da sopra il paese. E è stato un attimo, infatti ci ha colto di sorpresa perché non pensavamo mai che in paese succedesse qualcosa di simile. Ci sono 5 macchine sotterrate dal fango, sabbia, detriti vari.
Sono trascorsi tantissimi anni da quel dicembre del 2004 e i lavori per la ricostruzione sono appena cominciati, con un'inversione di tendenza, aprire innanzitutto i canali che erano stati chiusi dalla politica permissiva del passato e proteggere il paese nei punti più fragili. Ma Villagrande ha pagato nel 2004, dunque queste ultime alluvioni, che come quantità d'acqua erano lo stesso importanti, il paese è cosciente perché ha vissuto e ha pagato con le morti. Di conseguenza, per esempio, nell'ultima alluvione di un anno fa, cosa è successo? Che Villagrande la sera si è spopolata. Facciamo funzionare ovviamente il piano di protezione civile, il paese è cosciente che esiste il rischio, la gente evita di correre il rischio e questa è una cosa importante, però ci arrivi dopo che hai pagato. C'è un lavoro in essere che è quello di riuscire a riaprire quelli che prevalentemente riteniamo siano indispensabili allo scorrere delle acque, però il problema è a monte prevalentemente perché i canali, quello che conta è che all'interno dei canali ci vada l'acqua pulita, perché se noi facciamo le briglie a monte, la raccolta dell'acqua, significa che nei canali entra acqua pulita e non entrano i detriti e non entrano quei materiali che ostacolano con la presenza di materiali poi l'acqua che va fuori dai canali e fa i danni. Dunque noi abbiamo due strade, una che è quella dell'emergenza che ha funzionato bene. Con la legge 28, con quello che riguarda la protezione civile, la regione su quel ramo lì ci ha dato seguito, ci ha dato ascolto e mi auguro che prosegua perché ci ha salvato. Se oggi quando piove Villagrande è un pochettino più sicura è grazie a quel tipo di finanziamento con l'emergenza che abbiamo percorso molte volte in questi anni. Ma io credo che il paese abbia bisogno di essere un tantino coccolato e incoraggiato su alcune cose, perché un paese fondamentalmente è conservatore il nostro, no? Dunque anche sotto l'aspetto dei giovani, degli investimenti, e dunque c'è un'esigenza molto di lavoro. Lavoro intendendo un po' di certezza, perché ci deve avere uno il motivo qua per viverci, no? Uno decide di stare a Villagrande, a Villanova, in queste comunità, perché ci vive? Perché intanto ha una prospettiva di lavoro, intanto perché ha dei punti e ci sta meglio sotto l'aspetto non solo dell'aria che respira o dell'acqua che beve, ma dei servizi in generale, cioè deve avere la possibilità di poter crescere i propri figli in un asilo migliore, deve pagare meno tasse che in altri territori, deve avere un paese più pulito, più ordinato, deve avere un paese più sicuro. E in questo momento siamo in una via delle più carine che il paese può esprimere sicuramente e questi paesi per essere più vivibili hanno bisogno di quel tipo di attenzione, specialmente nel recupero, anche col sistema del piano urbanistico, col centro matrice, con quello che è oggi comunemente chiamato centro storico, che sia rimesso in moto anche dalle leggi regionali in maniera tale che i giovani, se acquistano una casa vecchia, la possano ristrutturare, possano rivivere il centro di Villagrande. La Sardegna tutta, si sa, è la regione dei campanili, accezione positiva in questo caso, perché Villagrande e la sua frazione possono vantare le loro unicità e il desiderio dei suoi abitanti di farle valere. Chi ha deciso o si trova a vivere qui mostra una profondità umana rara, forse incoraggiata da una varietà di paesaggi, una ricchezza di tradizioni che sono uniche al mondo. Partendo da questo dato di fatto, non è difficile immaginare perché chi resta lo fa con coscienza, con la consapevolezza vera di avere trovato un luogo in cui si vive e si invecchia bene, un posto dove ambiente, cultura e tradizioni si fondono in una ammirabile sintesi di bellezza.